identificazione del cliente sulla base di un documento valido, cliente, beneficiario o comunque quindi procuratore. A questo punto la cosa importante è che venga acquisita tra i documenti la procura, che ci permette quindi di comprendere effettivamente i poteri rappresentativi del soggetto che si sta interfacciando con l'agenzia immobiliare, e a questo punto identificazione dell'esecutore, quindi attraverso l'acquisizione del documento d'identità. Questa è la prima fase, quello che fate regolarmente. Quali sono le prime tre domande? L'area geografica di residenza del cliente, dell'esecutore.